Buongiorno, buongiorno a tutti da Giorgio De Angelis. Buona Befana, perché ci siamo. Oggi è l'Epifania che tutte le feste si porta via. Giovedì 6 gennaio 2022, questo è il giorno E precisamente. voglio dare il buongiorno al nostro ospite di oggi, che poi ospite in realtà qui è di casa, Carlo Zampa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Giorgio, buongiorno Max, buongiorno Marco, buongiorno a Ciao Carlo, tutti, buongiorno, auguri e buon buon anno. anno, buon Buon anno a anno. voi. Parliamo con un uomo che vive una sorta di quarantena perenne qui, eh? L'uomo più prudente in questo biennio così delicato, penso sia stato Carlo Zappa. Anche perché c'ho una certa, insomma, quindi, come dire, sai com'è. Cerchiamo, insomma, di essere più prudenti possibile, dai. Senti, Carlo, insomma, scherzi a parte, però poi la prudenza si è rivelata la strategia migliore. Poco prudente è il mondo dello sport in questo momento. Noi stamattina abbiamo aperto parlando un po' del caso di Nole Djokovic per quanto riguarda gli Australian Open, ma anche la Serie A che adesso si schiera contro le decisioni delle ASL, il tutto per motivi economici, questo è Solo per evidente. quello, solo per quello. Non lo so, noi avremmo voluto parlare anche di Milan-Roma perché è certo che è l'argomento di oggi, però stiamo pure in un clima in cui, non lo so, io faccio un po' difficoltà ad entrare nel clima partita visto il contesto mondiale. Non so, ti chiedo un po' la tua, ma a 360 gradi su questi argomenti. No, mi trovo totalmente d'accordo, insomma, cioè è difficile oggi veramente parlare delle partite, parlare di calcio, parlare anche di altri sport di fronte a quello che stiamo vivendo, ma che poi continueremo comunque a vivere, no? Perché tanto fino a che diventerà endemica questa malattia, questo cavolo di Covid, e allora alla fine forse ci renderemo conto che poi dovremmo conviverci. E non come fosse un'influenza normale, perché questa certamente non è un'influenza normale, però insomma si spera che questo veramente possa essere l'anno in cui si riesca a mettere un po' il punto a questa situazione. Insomma, sono 2 anni che stiamo vivendo in questo modo. Poi per il resto sappiamo bene che insomma gli interessi prevalgono, oltre al fatto che c'è una difficoltà oggettiva da parte della Lega, da parte delle stesse società di calcio, di trovare poi giorni disponibili per poter recuperare le partite, perché poi qui il calendario si fa sempre più fitto. Poi quest'anno più che mai, perché non ci dimentichiamo che ci saranno i campionati del mondo in Qatar, e quindi si faranno a dicembre, quindi si sconvolge un po' tutto e si stravolge un po' tutto, quindi anche come inizio della stagione prossima. E le competizioni europee, la prima fase insomma della Champions e dell'Europa League della prossima stagione, che verrà concentrata tutta quanta entro novembre, perché poi bisogna chiudere e andare a fare il mondiale. Insomma, ci saranno mille mille problemi che portano poi probabilmente a prendere questo tipo di decisioni, anche se poi, almeno per quello che mi riguarda, prima di tutto, insomma, c'è la salute pubblica, la salute chiaramente anche dei singoli giocatori, degli atleti. Certo, oggi di fatto le convocazioni qui le fa la ASL, insomma, non le fa più neanche l'allenatore, insomma, perché qui tra una cosa e un'altra andiamo a vedere quanti sono i giocatori positivi nelle varie squadre. Su 3 partite o 4 partite mi pare che sono saltate oggi. Sì, sono quattro per ora le Quattro partite partite saltate. che saltano, altre che stessa Milan-Roma, insomma, ci saranno tanti giocatori che non ne prenderanno parte, ma insomma anche altre squadre. Mourinho dice non è un campionato falsato, ma insomma, se non è falsato, certamente è un campionato molto, molto strano, insomma, certamente è condizionato, non sarà falsato, ma certamente è un campionato questo condizionato. Ma un po' ci sta condizionando un po' la vita di tutti quanti, insomma, è la quotidianità di tutti che viene condizionata. Poi adesso noi che così ci occupiamo di calcio, di sport, ci piace comunque il mondo del calcio e il mondo dello sport, e ci facciamo in qualche modo
così tirar dentro da queste situazioni, ma insomma ce ne stanno tante altre purtroppo che riguardano la quotidianità di tutti, che riescono, che viene un po' stravolta, ecco, questo sì, viene un po' stravolta la vita di ognuno di noi, anche nelle piccole cose. Per il resto non credo che ci possano essere tante alternative. Qui o lo fermi o vai avanti, e vai avanti in questo modo. La scelta è stata questa, non vogliono chiaramente più fermarlo, così come non viene fatto più uno a livello, insomma, nazionale, diciamo, un lockdown, perché sarebbe un disastro a livello economico, e quindi nel piccolo è chiaro, questo succede anche per quello che riguarda le competizioni sportive, insomma. Non credo che possano esserci grandi novità in questo senso. Oltretutto poi c'è il danno che subiscono le varie società adesso con la capienza degli stadi, insomma, visto quello che è successo anche con i biglietti, con Sì, la sì. redistribuzione dei biglietti, no? Che poi inevitabilmente alla fine vai sempre a scontentare qualcuno. Ma che cosa può fare una società di fronte poi al fatto che vengono redistribuiti comunque i posti, redistribuiti, vengono viene ridotta la capienza allo stadio da parte dell'autorità, perché poi così deve essere purtroppo, insomma, vista appunto la situazione. E forse la più danneggiata da questo punto di vista è proprio la Roma, perché è quella che garantisce comunque uno stadio pieno, almeno per quello che riguarda la capienza ridotta in ogni partita, sia in casa che fuori, e quindi vengono un po' quella che subisce, se vogliamo, i maggiori danni. Di certo non è facile, insomma, ridistribuire un po' i posti e dare la possibilità a tutti di poter comunque andare allo stadio. Quindi inevitabilmente qualcuno viene sempre scontentato, insomma, chi viene portato da una parte, da un settore all'altro. Più che altro, ecco, ho visto invece di ho saputo di esempi come dove vengono divisi un po' il padre dal figlio, ecco, uno da una parte e uno dall'altra, ecco, quello chiaramente andrebbe evitato, ma insomma io penso che quello possa essere poi, diciamo, facilmente anche risolvibile una situazione di questo genere. Però, ripeto, ormai viviamo in una situazione in un momento di emergenza, che poi è diventata quasi una normalità, perché insomma questa emergenza sta andando avanti da 2 anni. All'inizio della pandemia, col blocco proprio continuo di tutti, col blocco totale di tutte quante le competizioni sportive, adesso con questo tipo di provvedimenti. Speriamo veramente possa essere questo l'ultimo anno, perché, insomma, ripeto, non credo si possa andare avanti così ancora per tanto. Tra l'altro, qua c'è un nostro fedelissimo follower, il T-Block, che scherzosamente dice: "Grande Carlo, io sto con te, quasi non ricordo il colore del cielo ormai". Mi pare troppo così. Finestre. Insomma, mi sembra veramente il massimo. Si è messo in un bunker il T-Block. Terra sta proprio. Mi sembra veramente eccessivo. No, ma insomma, è chiaro, io lo capisco, capisco chiaramente la prudenza, no? E poi alla fine uno deve cercare di essere più prudente possibile, insomma, di tutelarsi il più possibile, insomma. L'importante è quando si esce essere comunque sempre prudenti, e quindi usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare, insomma, no? Che devi fare? Questo ti devi difendere, questo è quello che dobbiamo fare, questo che dobbiamo cercare di fare, fino a che poi non riusciremo veramente ad uscirne, anche se poi, ripeto, insomma, secondo me un po' le conseguenze di tutta questa situazione se le porteremo dietro un po', per un bel po' di tempo, insomma, al di là di quelli che come me hanno pure una certa età, ma penso pure per quelli che sono molto giovani, e le difficoltà purtroppo si vedranno e si sentiranno. Pensiamo pure a tutti, cioè io immagino delle cose che ho fatto, ho pensato tanto ai ragazzi che hanno fatto in questi anni la maturità, no? Sì. Che comunque è un passaggio importante della vita, no? Che racchiude pure un minimo di romanticismo, perché poi spesso c'è la cosa dell'ultimo anno, il viaggio estivo della maturità, cioè ci sono una serie di cose. Questi poveri ragazzi hanno dovuto saltare, si sono fatti l'anno di scuola in DAD, gli esami, non lo so, ci ha portato via a tutti, poi chi più chi meno, dei pezzi di vita importanti, no? Però ecco, soprattutto sui ragazzi, sui bambini, su chi va a scuola, c'è stato secondo me proprio uno stravolgimento delle Vero. vite incredibile. Poi, ad esempio, questo Marco lo sa bene, perché Marco è un insegnante, quindi immagino, insomma, no? Sì. Che
non sia stato facile nemmeno dal lato dei professori, ecco. No, ma sai, quello, tu ormai hai una personalità formata, ormai hai una vita che ha preso, non so, ma è definita. Il problema è dei ragazzi, gli adolescenti che arrivano lì e devono socializzare, si trovano davanti per 2 o 3 anni a questa cosa. Molti di loro purtroppo daranno da mangiare a tanti psicologi nei prossimi anni, perché l'impatto è devastante su quell'età, è la formazione. Non c'è dubbio, e poi già viviamo una vita virtuale, perché ormai già si vive sui telefonini, sui computer e tutto quanto sui social, così, ma quindi non c'è proprio, già manca in maniera evidente, insomma, il rapporto stretto, il rapporto umano, no? tra le persone. Aggiungere adesso questi 2 anni di pandemia che hanno portato a una sorta proprio di isolamento, insomma, è chiaro che i problemi ne risentono principalmente i più giovani, insomma, i ragazzi, i più giovani, i bambini. Sì, decisamente sì. Carlo, io non lo so se vogliamo dire qualcosa pure della partita di stasera, di oggi pomeriggio, insomma, 18:30, si gioca, perché la Roma recupera Capitan Pellegrini. Sul mercato, una volta che c'era questa paura dell'immobilismo, è perché se fai compra il 30 gennaio serve a gente, insomma, il primo acquisto è arrivato, pare che stia arrivando pure il secondo, Sergio Oliveira, si tratta ancora di capire come si potrà sviluppare la situazione Camarà del Marsiglia, perché pure lì è qualcosa che potrebbe essere interessante a livello di innesto. Quindi la Roma sul mercato si muove, stasera c'è sta partita che speriamo non vada come all'andata, cioè noi abbiamo titolato rivista sul magazine, perché forse è il caso proprio di scendere in campo con un atteggiamento tosto. Speriamo di riprenderci stasera quello che abbiamo lasciato nella gara di andata, insomma, questo è l'augurio, anche se poi ogni volta, quante volte, insomma, abbiamo sofferto l'inizio dell'anno. Tranne raramente, e ricordo sempre, ecco, a proposito del raramente, ricordo un Atalanta-Roma, quello dell'anno dello scudetto, che andammo a vincere a Bergamo sotto un diluvio universale. Però per il resto, spesso e volentieri, abbiamo avuto sempre un inizio abbastanza stentato. Ecco, speriamo che stasera, insomma, Roma riesca a prendersi quello che abbiamo lasciato nella gara di andata. Per il mercato, io aspetto sempre la fine prima di poterlo giudicare, perché poi è inutile che si metta, oddio, non facciamo niente, oddio, non ci si muove, ci stanno sempre lì pure mille difficoltà, insomma, no? Al di là nel reperire i giocatori utili, ma poi nel trovare la formula giusta per poterli poi prendere. Esatto. Quindi, intanto uno è stato preso, parliamo, insomma, naturalmente di un'alternativa, ed è quella che dovevamo cercare. Io parlo sempre comunque fondamentalmente dell'acquisto a centrocampo. Dovesse essere Sergio Oliveira, sarei assolutamente contento, insomma, perché parliamo di un giocatore certamente di esperienza, parliamo di un trentenne, di uno che poi conosce molto bene, insomma, lo stesso Mourinho, quindi sarebbe secondo me un ottimo acquisto. Però aspettiamo, sai, oggi quello che oggi sembra un acquisto quasi fatto, domani è già sfumato o viceversa, quindi le logiche poi di mercato le conosciamo bene. Io aspetto, sanno perfettamente loro quelle che sono le esigenze comunque della squadra, dove bisogna andare a puntellare comunque l'undici titolare, e quindi di conseguenza si comporteranno. Ripeto, per me rimane sempre il centrocampo l'esigenza maggiore che ha la Roma di andare appunto sul mercato e di reperire giocatori idonei. Quindi speriamo, insomma, che questo accada, ma insomma sono certo che qualcuno arriverà. Adesso l'importante è trovare non solo il giocatore, la disponibilità naturalmente da parte nostra, la disponibilità da parte della società avversaria di accettare poi un determinato scambio nel modo in cui la Roma lo riterrà più opportuno, insomma. Quindi probabilmente si parla quasi sempre, insomma, di prestiti con diritto di riscatto, perché insomma questo è. E le difficoltà economiche non ce l'ha soltanto la Roma, ce l'hanno un po' tutte quante. Quindi, Sergio Oliveira, due pensieri degli ascoltatori per te. Sergio, sì. Oliveira, favorino del buon Mendes, e poi Connor che ci scrive: ma è possibile che le riserve del Milan ci fanno così tanta paura? Secondo me no. Ma sai che c'è, qui dipende sempre un po' dalla Roma, no? L'abbiamo visto in questo inizio di stagione, in questa girone d'andata, che se la Roma dipende pure dai signori in giacchetta nera, gialla. Sì, ma su questo non c'è dubbio. Però è chiaro che se giochi come ha giocato contro il Bologna, quelle partite lì, diventa un po' una,
una partita, diciamo, quasi da Mission Impossible. Se fai invece le partite, non ti dico come quella di Bergamo, che sarebbe l'ideale, ma insomma, io parlo pure delle partite come ha giocato a Torino contro la Juventus, dove comunque certamente non meritavi di perdere, O con allora le cose Napoli. possono andare con Napoli, certo, le cose possono andare in maniera totalmente diversa. Quindi, insomma, dipende dall'atteggiamento che potrà avere la squadra. E questa, la crescita della Roma è proprio questa, perché parte che sono tanti anni che non vinciamo niente, ma è quello di poter avere la consapevolezza di riuscire comunque a tenere testa a tutte quante le formazioni. Per fare questo ci devi proprio lavorare sulla testa dei giocatori, quindi sulla convinzione dei giocatori. Quante volte anche nella scorsa stagione vedevamo una squadra che alle prime difficoltà si bloccava o crollava, per cui se le cose andavano bene e partivano bene, allora riusciva a portare a casa il risultato della prestazione. Se mai ci stavano delle difficoltà, era molto più difficile riuscire ad affrontarle. Ecco, fondamentalmente è questo. Ora è chiaro che dipende molto dalla personalità dei giocatori, da tante cose, però fondamentalmente il passaggio è questo qui. Sì, decisamente, decisamente sì. Senti Carlo, l'ultima domanda, questa è un po' Sì. scomoda, perché è la domanda che insomma tutto il mondo romanista vuole farti e Sì. capire un attimo tu come ti posizioni rispetto a questo tema molto molto spinoso. Cosa ti ha Immagino. portato la Befana? No, spero che mi porti qualche cosa di bello stasera. Io me l'aspetto stasera, guarda. Per il resto aspetto questo, un bel regalo, me lo aspetto stasera. Speriamo bene, dai. Ma niente dolcetti, niente calza, No, niente. che dolcetti, Gio, io mi sono messa dietro ormai da qualche mese, quindi insomma sto piano piano, anche con difficoltà, perdendo anche chili, quindi... No, no, ti dico, insomma, sono riuscito anche a resistere in questo periodo natalizio, insomma. Penso, stamattina ho fatto colazione ancora con mezza fetta di pandoro che sta andando avanti da 20 giorni, per cui immagina un po' te. In genere, negli altri anni, quando ricevevo un pandoro, a malapena riuscivo a avere tempo di scartarlo, perché altre volte i mozzichi direttamente dalla confezione, per cui non durava niente, capito? E invece adesso è così, so. No, per il resto va bene in questo modo, dai. Va bene. Carlo, Visto posso fare che... una domanda su quello che ha detto ieri Mourinho? Perché ha detto una cosa che secondo me è un argomento di discussione anche tra i tifosi della Roma. Dice: la storia la fai con i trofei, no? Che per quanto mi riguarda mi sembra una cosa talmente evidente, perché sennò giochi a chi Vincere per. aiuta a vincere, cioè, Max. Ecco, allora, per tornare al discorso che tu facevi prima di mentalità, io credo che Mourinho stia lavorando anche su questo, perché quante volte hai sentito dire da tanti tifosi: ah, ma che ci fai con la Coppa Italia? Ne ha vinte 9, e che ci fai? Perché ci No, no. fai Real Madrid che ne ha vinta 40 e può vincere la 41esima? La vuole Certo. vincere, no? Allora Certo. io credo che Mourinho si trova a lavorare anche da questo punto di vista, che secondo me è un aspetto fondamentale, perché sennò parliamo veramente di niente. Sei d'accordo No, con no, me? è così, vincere aiuta a vincere. Se hai questo tipo di mentalità e i giocatori hanno questo tipo di mentalità, non vogliono perdere nemmeno a Briscola o a 3-7, per dirti. Cioè, è proprio l'approccio mentale che devi comunque avere. In qualunque tipo di competizione sportiva, insomma, cercare, no, devo fare una cosa, la devo fare per vincere. Questa è la mentalità, comunque. Poi ci puoi riuscire o puoi anche non riuscirci, però intanto l'importante è avere questo tipo di mentalità e di approccio mentale. Questo è il lavoro che sta facendo, sta cercando naturalmente di fare un uomo che è il più vincente di tutti, perché insomma, quello che ha vinto Mourinho non ha vinto nessuno. E nella testa dei giocatori. Poi è normale che tu devi avere i giocatori anche con una certa personalità, perché devi avere i giocatori con una certa personalità, insomma, devi avere una squadra che piano piano devi plasmare. Non ci dimentichiamo che questo è il primo anno, non è il terzo anno dell'era Mourinho, della gestione Mourinho, è il primo anno, insomma, quindi sta cercando, insomma, di porre le basi. Se nel porre le basi riuscissimo anche ad ottenere qualcosa, a vincere qualcosa, sarebbe il massimo, insomma, no? Quindi le Da qualche competizioni, parte cioè, deve una iniziare, coppa, no? Certo, come? certo. Da qualche parte deve iniziare. Se Ma vinci la come? conference, Ma magari, se ma non è la magari. Champions, però è una vittoria, cioè, no? Ma è uguale, ma ti dico, se riesco a vincere quella Coppa Italia, è uguale, insomma, già vincere qualcosa, già prendi comunque un trofeo, vuol dire che da lì puoi iniziare e puoi continuare, insomma, quello che ti dà la forza, ti dà la mentalità giusta, ti dà la convinzione giusta, insomma, no? Che stai facendo bene, che stai andando nella strada giusta. Chiaramente poi devi rafforzare comunque la squadra, insomma, ci sono mille motivi per cui poi una vittoria ti può dare stimoli in più e
e forza in più per poter affrontare poi le successive stagioni. Bene, Carlo, noi ci diamo appuntamento alla in chiusura, settimana. Giorgio, se mi permetti, in chiusura, io porto anche i saluti, mi ha scritto proprio adesso, perché mi ero pure un po' preoccupato, insomma, sinceramente, l'amico Antonio Cassano, come sai, insomma, lo conosco da tanto tempo, Antonio è un caro amico, insomma, lui è stato ricoverato, adesso ha scritto, mi ha risposto, quindi insomma, tutto bene, domani uscirà dall'ospedale, quindi meno male. E a proposito di prudenza, noi parliamo di giocatori, anche se è un ex giocatore, comunque atleti, questo, malgrado tutto, vedi le difficoltà, e parliamo di uno che è vaccinato e che qualche difficoltà comunque l'ha avuta, ecco, tanto un po' per far capire quella che è la difficoltà che dobbiamo affrontare, insomma, no, nella quotidianità, e che magari uno come me, sono un po' ipocondriaco, questo lo dico, e quindi è chiaro che mi porta a essere ancora più prudente, però insomma, faceva piacere così dirvelo. E ecco, Antonio mi ha proprio appena scritto, insomma, che va. Guarda, bene. Allora manda ovviamente i nostri saluti ad Antonio Cassano. Condivido con voi questa cosa. Hai fatto benissimo, mandagli i nostri saluti, il nostro abbraccio e anche il nostro invito, magari una volta stare pure insieme a te in diretta qua da noi, che sicuramente qualche risata con Antonio ci scappa, insomma. Capirai, altro che risata con lui è unico, che te lo dico a fare, matto com'è. Va bene, Carlo, hai fatto strabene a dirci questa bella. Grazie, Carlo. Grazie a voi, ragazzi. Un abbraccio e sempre Forza Roma, mi raccomando. Grazie, no, a presto. Grazie. Carlo Zampa, che insomma, come ogni settimana ci fa compagnia. Grazie, Marco Andreoli. Grazie a te. Grazie, Massimiliano Palombella. Grazie, Giorgio. Grazie, Marco. Grazie a tutti i followers, alla chat room, alla Roma 24, a tutti gli amici che ci hanno seguito. Grazie ancora a Carlo Zampa e Luciano Scorza che sono intervenuti qui con noi oggi. L'appuntamento stasera 20:30, post match Milan-Roma. Ciao a tutti, forza Magica Roma. Roma è passata in vantaggio. La Roma è in vantaggio. Roma è in vantaggio. Alla 22esima Roma è in vantaggio.